Beatrice, bentornata ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Vis-à-vis, nel quale incontriamo persone speciali, come il nostro ospite di oggi, a cui do un affettuoso benvenuto, è Marco Salvini, segretario provinciale della CISL, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori. È un'occasione ulteriormente particolare e speciale per il nostro incontro, Marco, legata ai 50 anni dello Statuto dei Lavoratori che abbiamo ricordato il 20 maggio. Nel 20 maggio del 1970, niente fu più come prima per i lavoratori. E di questo vedremo assieme che cosa ha significato, che cosa continua ancora oggi a significare, quali le prospettive, quanto è ancora valido quello statuto che a buon diritto possiamo definire la carta costituzionale dei lavoratori. Sì, senz'altro. Fra l'altro questo è un anno particolare per la CISL, perché oltre ai 50 anni dello Statuto Lavoratori si celebra anche i 70 anni della nascita della CISL che fu fondata da Giulio Pastore, e quindi questo è un anno importante. Ecco, questi due appuntamenti, io sono stato eletto 10 anni fa e mi ricordo celebrammo i 60 anni, era presente Marini, erano presenti alcuni ex segretari confederali e ancora nell'organizzazione ricordano perché fu un momento di contenuti alti e di discussione ad Arezzo su tematiche che poi ci portiamo come radici dietro anche oggi. Marco, come nasce la tua storia personale e professionale poi come sindacalista? Domanda cattiva. Il sindacalista è un lavoro? Ma io ero molto giovane, una delle cose sulle quali vengo criticato è che dice tu non hai mai lavorato, come fai a fare il sindacalista? Ma io volevo Che è la fare, battuta che il sindacato si porta dietro io da facevo sempre. giurisprudenza Ecco. e volevo, partivo da un'idea, quella di tutelare le persone. E il sindacato in quel momento cercava giovani che si impegnassero, quindi per me si aprì un mondo e si aprì anche una prospettiva perché io certi valori li avevo e pensavo entro in un mondo per tutelare i più deboli, questa era Certo, l'idea di fondo che mi ha certo, mosso. Poi a molti anni di distanza posso dire in alcuni casi abbiamo tutelato i più deboli in molti casi. In altre abbiamo anche tutelato situazioni di privilegio, perché il mondo del lavoro non è tutto perfetto. Però ecco, questo penso che complessivamente il sindacato abbia svolto un ruolo importante in questo paese. soprattutto è un mondo in evoluzione, quello del lavoro. Ne parleremo, lo accenno soltanto, anche questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci ha insegnato, e di questo non potremo non trarne anche insegnamento, quindi rilancio la palla, anche a gestire un diverso modo di lavorare. Si è parlato di questo lavorare da remoto, chiaramente non tutte le professioni né tutti i lavori possono essere fatti così, però si è visto come una situazione particolarissima, quale questa del Covid, ha costretto ciascuno di noi a fare i conti anche con altre modalità del lavoro. Ma certo, diciamo, il lavoro smart working si è sviluppato Certo. soprattutto nel mondo della scuola, dell'istruzione, che tuttora la scuola non riparte e quindi è stato un cambiamento, anche hanno dovuto affrontare il corpo insegnante, non è stato una cosa facile, però poi ci siamo accorti di essere un paese che non è indietro anche rispetto agli altri Tematiche. su certe cose, su certe Certo. tematiche. Poi si sono sviluppate anche quel mondo più negativo per gli aspetti che oggi ci sono un po' delle derive di sfruttamento, nel senso che tutti quelli che con i motorini vengono Tirare.
a portarti a casa un prodotto che tutele hanno, perché si apre un mondo nuovo rispetto a quello dello statuto dei lavoratori. Tutte quelle partite IVA costrette ad essere partite IVA. Tu ti laurei in giurisprudenza, prendi 110 e lode e cosa ti propongono? Ti propongono una partita IVA senza avere nessuna certezza e poi in questo momento particolare, poi l'abbiamo visto, sono partite IVA finte perché di fatto non hanno un'autonomia, sono un lavoro dipendente che si sta organizzando per eludere tutte quelle tutele che dava lo statuto dei lavoratori, che davano i contratti di Certo. lavoro e abbiamo costruito sopra lo statuto dei lavoratori. Quindi questa pandemia ci ha insegnato alcune cose positive e anche ha accentuato anche le negatività di quello che si sta sviluppando nel mondo del lavoro. Questo lo riprenderemo perché volevo fare prima anche un discorso proprio partendo dallo Statuto dei lavoratori, riemergendoci idealmente in qualche modo in quell'atmosfera pesantissima degli anni 70, della fine degli anni 60 e l'inizio del 70, quale appunto l'anno dello Statuto dei lavoratori. E gli anni 60, soprattutto la seconda parte, c'è stato il boom economico, ci sono state tante cose, c'è stato però forse anche una ulteriore industrializzazione e il mondo del lavoro si è trovato davanti a grandi sfide che hanno visto in parte, qualche volta anche in maniera non dico violenta, ma insomma assai accesa, contrapporsi il mondo del cosiddetto padrone, come veniva definito all'epoca, in maniera anche spesso anche spregiativa, e la classe dei lavoratori. Allora, come sempre, il mezzo sta virtus, non era tutto bene da una parte, non era tutto male dall'altra. Lo statuto lavoratori, di cui poi ti chiedo di entrare un pochino nel merito, ha avuto il merito di fare anche sintesi di tante tensioni sociali dell'epoca. Era il 20 maggio del 1970, quando quello che è stato definito poi il padre nobile dello statuto, Gino Giugni, grande giuslavorista di origine pugliese, ha potuto con soddisfazione dire ok, ce l'abbiamo fatta. Beh, quello fu un periodo particolare, io chiaramente l'ho vissuto in quel periodo da ragazzo, non con la coscienza di sindacalista. Ho i racconti di chi mi ha preceduto e che oggi non c'è, ma che posso testimoniare, nel senso che il periodo precedente allo Statuto dei lavoratori era un periodo dove c'era molto spontaneismo. C'erano scioperi spontanei, c'erano commissioni interne elette in mezzo al popolo e quindi non con le urne, con il voto segreto. C'era Certo. un mondo in subbuglio che stava crescendo, c'era anche un paese che stava crescendo e si stava sviluppando. Lì, 69, ci fu il ministro, mi sembra fosse Brodolini, il ministro socialista che all'epoca era al governo, ci fu un governo che si aprì e quindi in quel momento fu fatto una nuova Costituzione. L'importanza dello Statuto dei lavoratori è che in poche pagine, insomma, in 40 pagine si racchiude tutte le leggi del lavoro. Se si pensa e si fa il paragone con oggi, che l'ultimo decreto del governo aveva 260 pagine, perché? Qui, questo è un aspetto secondo me importante. Non bisogna normare tutto. Brava, Bisogna questo è importante. dare dei principi. Lo Statuto dei lavoratori dà dei principi che poi si sono sviluppati nei contratti, che hanno normato nello specifico tante situazioni. Però se intendiamo normare tutto, dall'uscita al bar, all'uscita ora come si sta, è chiaro che poi si arrivano a dei conflitti perché qualcuno si lascia sempre fuori. È E impossibile, no? poi non puoi Normare la libertà delle persone. esatto, mentre invece il principio generale è quello che poi permette e la libertà, la flessibilità e anche mette dei paletti, perché i principi generali, essendo per definizione generali e quindi aperti, permettono di sapere fino a dove arrivi. Ciascuno di noi ha, è
ereditato lo statuto dei lavoratori come patrimonio culturale, no? Anche poi nel mondo del lavoro, come ci siamo messi, eccetera. Però i principi appunto generali che si sono applicati in questo caso sono principi, domanda, solo per le industrie o hanno avuto anche poi una ricaduta, se siccome anche poi in altri modelli di lavoro, penso al lavoro degli amministrativi, alle non fabbriche, ecco. Allora, lo Statuto dei lavoratori è stato, come giustamente hai detto prima, un atto costitutivo. La Costituzione poi ha riguardato tutti, ha contagiato tutti i settori, anche se poi nella pubblica amministrazione si va con le leggi e lo Statuto dei lavoratori, poi c'è un sistema giurisprudenziale nel nostro Paese per cui il dipendente pubblico non ricorreva per molti anni al pretore del lavoro, poi anche questo è stato sdoganato, ma ricorreva alla giustizia Amministrativa. amministrativa e quindi non si faceva riferimento a quell'altra legislazione che però ha comunque influenzato tutto il mondo del lavoro. Lo Statuto dei lavoratori però, ecco, la maggiore importanza è che ha sancito che il lavoratore ha bisogno di una tutela che deve essere esercitata collettivamente, perché i capitoli dello Statuto dei lavoratori si rivolgono all'attività sindacale, alle organizzazioni sindacali, alla tutela dei lavoratori attraverso le organizzazioni sindacali. E in una società che oggi evoca spesso l'individualismo, evoca spesso ognuno a casa sua, ognuno che si tutela da sé, poi ecco, si vedono i guasti che avvengono, perché chi tutela la partita IVA, chi tutela il lavoratore che va a portarti a casa la roba è stata venduta, la logistica, il commercio organizzato in un certo modo. Quindi c'è bisogno di rilanciare delle tutele collettive, di non lasciare soli quelli che oggi sono veramente soli. Il rischio è che chi si trova da solo non può esercitare una tutela, perché è solo di fronte a un altro che ha più forza di te. Datore, Certo. chi ha in mano il lavoro può sempre esercitare Chiaro, quel diritto di toglierti, il potere di togliertelo. è quello che tecnicamente si chiama l'erga omnes, era questo proprio questa tutela forte. Perché a tuo avviso, Marco, qui un discorso più filosofico, mi rifaccio un po' ai tuoi studi di filosofia del diritto. Perché il lavoro, proprio come tematica, è così importante da tutelare, e qui non importa la risposta perché è ovvia e scontata, ma così difficile da tutelare. Complesso, più che difficile, complesso. Oggi, a differenza di, cioè, il lavoro quando era organizzato nelle strutture di massa collettive, avevamo trovato i metodi di come tutelarlo. Il lavoro che oggi viene spesso vissuto individualmente è più difficile esercitare una tutela, però io penso che esistano delle tutele, cioè bisogna sviluppare maggiormente la mutualità. Quando io mi trovo da solo, per esempio, noi l'abbiamo abbandonata per alcuni anni la mutualità, ma l'ente bilaterale, per esempio, che abbiamo in alcuni settori, diventa uno strumento di tutela anche del lavoratore singolo. Pensiamo a un settore come l'edilizia. L'edilizia è organizzata in tante piccole aziende. Se i lavoratori non avessero avuto le casse edili, avrebbero, oggi attraverso le casse edili hanno la loro cassa Sì, integrazione, hanno una certo. serie di aiuti anche per i figli che studiano, per la famiglia, quindi c'è attraverso la mutualità un certo soccorso da parte del lavoro. Ecco, quindi noi questa non l'abbiamo sviluppata in molti settori. Forse è uno strumento che nel futuro dovremo rilanciare, il sindacato dovrà rilanciare di più, se vuole creare un collegamento. Ci sono degli strumenti già collettivi, mi riferisco ai fondi di integrazione pensionistici, mi Certo. riferisco
ai fondi per l'assistenza sanitaria che abbiamo fondato in alcuni contratti. Questa è tutta materia che si è sviluppata negli ultimi 10-20 anni. Ecco, no, quando nacque lo statuto non ci si ponevano questo tipo di problematiche, però poi dopo ce le siamo poste, quindi per trovare strumenti collettivi perché, per rispondere alla tua domanda, cosa è l'elemento? È stata la frammentazione. È la frammentazione che ha indebolito le tutele, perché poi il lavoratore da solo non riesce a esercitare le proprie tutele. Esatto. Ai tempi del 20 maggio del 70, ancora un tuffo nel passato, com'era Marco, com'era la figura del lavoratore? Quali potevano essere i suoi diritti presunti tali? Cioè, fino a che punto veniva tutelato? Ma io penso che In generale, naturalmente. Penso a. soprattutto l'elemento fondamentale che lo Statuto dei lavoratori salvò fu che da un punto di vista del posto di lavoro un lavoratore era garantito. Quindi a quel punto, e la garanzia gli veniva garantita attraverso appunto organizzazioni collettive a cui lui poteva scegliere. Uno piuttosto che un altro, vabbè, Liberamente. questo è un altro elemento. Quindi non era più perché precedentemente c'era una forza del sindacato, perché quando c'è sviluppo c'è la forza da parte del lavoratore. Quelli erano anni di sviluppo. Quindi quando è che entra in crisi il lavoratore? Entra in crisi quando entra in crisi la società, C'è meno quando lavoro. c'è meno lavoro. Quelli erano anni dove il lavoratore era richiesto, però fu tutelato nella sua dignità, nella sua libertà individuale attraverso lo Statuto dei lavoratori. Quindi da questo punto di vista, questi sono gli elementi che hanno in quella fase dato la forza ai lavoratori, perché questo era l'elemento maggiore. Il lavoratore poi veniva rispettato, perché chiaramente il licenziamento illegittimo veniva punito da parte del datore di lavoro. Oggi tante cose vengono date per scontate, ma non erano No, scontate infatti penso prima al di queste licenziamento leggi. senza giusta causa, quindi illegittimo, cioè, rimesso un po' anche all'umoralità, in questo caso del padrone, sempre virgolettato, di poter fare una scelta piuttosto che un'altra. Vorrei spendere anche due parole sulla figura della donna lavoratrice. C'era la clausola di nubilato. E anche questa è venuta meno poi con lo statuto, poi con le leggi successive, quindi la tutela della donna che poteva lavorare in certi settori fino al matrimonio, era proprio prevista la clausola di nubilato. Anche questo qui incideva non poco anche sulla libertà anche personale di tante cose, penso al lavoro notturno, cioè tante cose. Diciamo che un certo ostracismo verso le donne è continuato anche dopo lo Statuto dei Sì, lavoratori. si è Perché protratto. io ricordo di lavoratrici alle quali prima di entrare a lavorare veniva fatta firmare una lettera di dimissioni in bianco. Famosa, esatto. E oggi che qualcuno si lamenta perché quando si dimette da un'azienda deve andare da un'organizzazione sindacale a confermare il licenziamento. Qualcuno lo definisce un fattore burocratico. Non è un fattore Ci sono, burocratico. c'è un bel percorso dietro. C'è un percorso dietro, cioè è stato caspita. costruito questo per evitare che il licenziamento nasca a monte quando c'è la nascita dei rapporti di lavoro, cioè io ti assumo, Con la riserva mentale. ma te mi firmi È la lettera di chiaro. dimissione in bianco. Questo veniva fatto particolarmente con le donne. Qualcuno chiedeva anche la garanzia che non rimanesse Incinta. incinta, quindi era assurdo garantire certe cose. Però ecco, poi nelle tutele ci siamo sviluppati, non è tanto lo Statuto dei lavoratori, la legge sulle lavoratrici madre Sì, che successiva. è un'altra legge, ma anche oggi, fino a quando non estenderemo il diritto
della lavoratrice di stare a casa, non obbligheremo anche il padre a stare a casa, la parità totale non ci sarà, perché ora in questo momento, il dopo pandemia, le madri si pongono il problema con le scuole chiuse, che si fa? Di quello che si fa, il padre va a lavorare e la madre si pone il problema, quindi questa parità, se l'obbligo di stare a casa lo esercita solo la madre, dice ma è facoltativo anche per il padre, sì oggi c'è questa parità, no, devi mettere entrambi, l'obbligo per entrambi, allora in quel momento diventa paritario veramente, è chiaro che è un costo sociale che fino ad oggi non abbiamo, lo Stato, tutti non hanno valutato di mettere in campo. Ti riferisci ai congedi parentali che ci sono sulla carta, sono ovviamente presenti, ma vanno abbastanza spesso in una direzione piuttosto che in un'altra. Certo, poi sono anche ridotti rispetto al padre, non è che hanno gli stessi diritti della madre, cioè è stato dato qualche diritto in più che può essere esercitato in certi momenti come aiuto, però la parità c'è nel momento in cui dice il diritto di maternità, dice il periodo d'obbligatoria, ci sta la madre, ci sta anche il padre, allora saremmo uguali, ecco, questo va riconosciuto fino in fondo. C'è stato veramente negli anni, in questi 50 anni, il diritto del lavoro è radicalmente cambiato, è cambiata la società italiana, è cambiata la società attorno a noi, sono cambiate tante cose. E a tuo avviso cosa è rimasto di quel 20 maggio del 70? È rimasto lo spirito, è rimasto la voglia di un cambiamento, è la rappresentanza, che anche lì è un altro tema, che si venne ad individuare ben chiaro, cioè quasi una forza contrattuale anche all'interno della fabbrica stessa, del luogo di lavoro più che fabbrica, del luogo di lavoro. O si è perso quello spirito, quella freschezza, quell'anima di quel periodo, fermo restando che sono passati 50 anni e che il mondo è cambiato, fermo restando questo. Ma la Chiesa ha vissuto il problema della secolarizzazione, quella non è stata indenne nemmeno la politica, le organizzazioni sindacali, il mondo del lavoro, perché dice, qual è poi la città che ha meno frequentazioni, per il paradosso la città del domenicale alla messa, la città che ha più chiese, che è Roma, poi è quella che magari ha meno cittadini che frequentano le chiese, poi quando la presenza è così scontata, è così, non è, nasce meno protagonismo, nasce certo, meno voglia di testimonianza, sì, quindi è chiaro che questo elemento si è indebolito per questo fatto, però lo statuto si pose il problema di mettere delle regole nella rappresentanza dei lavoratori e nel dare. Le organizzazioni sindacali hanno retto nella crisi della politica, perché ancora, nonostante tutto, siamo in piedi e abbiamo una forte rappresentanza nel mondo del lavoro. Ci stiamo dando delle nuove regole. Ci stiamo dando delle nuove regole perché abbiamo accettato la sfida di quanto siamo rappresentativi nel Paese. Nell'accettare questa sfida si sono aperti dei varchi pericolosi che secondo me faranno rinascere anche l'entusiasmo e la necessità di capire che vuol dire avere un sindacato vero o un sindacato finto in azienda. Quali sono i varchi? I varchi sono che stanno proliferando oggi dei contratti che magari il minimo contrattuale è 9 euro e firmano contratti a 4 euro nello studio di un commercialista o di più commercialisti che hanno come spinta verso i loro clienti quella di dire venite con noi, vi teniamo noi tutti i conti e tutte le amministrazioni perché noi vi facciamo spendere meno, perché vi facciamo applicare un contratto che paga molto meno i lavoratori. Quindi oggi, si pongono come rappresentanza in qualche modo sindacale? No, loro si pongono come rappresentanza datoriale. E poi trovano un sindacato che non è
CGIL, CISL e UIL, ma che è un sindacato che nasce in loco e che... Anche ad hoc. Anche ad hoc, chiaramente, e che il quale si presta a questo perché ha la convenienza di legittimarsi, certo, che non esiste, ma si legittima con questi contratti. Perché oggi l'unico obbligo che ha una sigla che nasce così dal nulla e non è rappresentativa di nulla, può comunque depositare il contratto in Piazza del Popolo, al CNL, e a quel punto quel contratto è valido e applicabile. Ci sono già, si parla di 900 contratti nei settori della moda, nei settori del commercio, nei settori del turismo, in molti settori. Ma interessano quanti lavoratori? Diversi. Ma non è che interessano, però c'è già più di qualche milione di lavoratori. Non sono pochi. Però non siamo a un livello di grande diffusione, però questo problema si risolve solo in un modo. Dando piena attuazione alla rappresentanza, cioè chi rappresenta meno del 5% dei lavoratori italiani non ha diritto a firmare un contratto. Non è legittimato, certo. E allora se invece io legittimo tutti, ecco quello, quindi chi dice male delle grandi organizzazioni poi fa il tifo perché proliferi anche questo tipo di certo, situazione. C'è una polverizzazione. Noi ecco, siamo modo, impegnati ecco. Su questo, poi c'è una discussione. Come c'era anche allora, ai tempi dello Statuto dei Lavoratori, perché la mia organizzazione è sempre stata restia ad accettare le leggi, perché le leggi abbiamo sempre avuto paura che imbrigliassero la libertà. Però le leggi normano. Però lo Statuto dei Lavoratori è stata una legge giusta, certo. Un giusto equilibrio. E poi anche nella rappresentanza, se non arriveremo a trovare poi alla fine questa deriva diventerà talmente pericolosa che è meglio normare a quel punto. Poi già la pubblica amministrazione, il problema non esiste perché c'è un arbitro che è l'ARAN e che dice certo. Tu sei rappresentativo o tu non sei rappresentativo. Nel privato non esiste un arbitro. Affrontiamo subito, a questo punto me l'hai messo su un piatto d'argento, la spina nel fianco della crisi, della crisi o presunta tale delle rappresentanze di massa come i sindacati, quelli che si dicevano confederati, CGIL, CISL e UIL, le tre sigle che hanno fatto la storia poi del lavoro, delle lotte sociali nel nostro paese. Questa crisi, Marco, c'è realmente? Se sì, a che cosa la dobbiamo? Che cosa vogliono oggi i lavoratori da una sigla sindacale? Ma che ci sia un distacco tra le organizzazioni sindacali e la base, questo è innegabile. In parte anche dovuto a una mancanza di partecipazione, di dialogo, al di là che evocare spesso la partecipazione non abbiamo trovato strumenti molto moderni per aumentare il livello di partecipazione dei lavoratori. Sì, abbiamo introdotto in alcuni settori il premio di partecipazione, ma non riguarda la maggioranza delle aziende. Certo, il premio di partecipazione è un modo di partecipare a quello che è l'andamento dell'azienda. L'azienda mette delle risorse se le cose vanno bene, il lavoratore quindi è stimolato ad avere comportamenti virtuali per ottenere quei risultati. Quindi, però non si è mai sviluppata fino in fondo la partecipazione, c'è anche un articolo della Costituzione che è stato lasciato in sospeso. Quindi da questo punto di vista, però ecco, lo dicevo anche prima, l'elemento principale, perché noi non abbiamo crisi di adesioni, nelle aziende dove siamo rappresentati si iscrivono i giovani, si iscrivono, poi ci può essere più o meno entusiasmo, questo dipende anche dall'andamento economico di un paese, esatto. Se un paese non si sviluppa
è più difficile trovare, nelle fasi di sviluppo è più facile trovare il consenso che nelle fasi di recessione o di stagnazione. Quindi in una fase in cui si parla solo di rimettere debiti e il sindacato cerca spesso di trovare degli equilibri, è difficile trovare chi stappa lo spumante e viene a tavola. Però ecco, non abbiamo ancora una crisi, ho detto quella che i partiti si sono dissolti totalmente. La mia organizzazione, dico, prendo la mia provincia, noi abbiamo 23.000 iscritti, qualcuno dice siete ormai un'organizzazione di pensionati? No, perché di questi 23.000 i pensionati sono 9.000, cioè sono numeri alla luce del sole, non è che ho dato i nomi e i cognomi, quindi non vieto la privacy. La CGIL ha più iscritti di noi, magari ha più iscritti pensionati di noi rispetto al rapporto attivi, il rapporto attivi, eccetera. Però ecco, non possiamo cullarci in questo, ecco, dobbiamo trovare dei nuovi strumenti di tutela. Uno sicuramente è quello della mutualità e la bilateralità. Un altro campo può essere quello della formazione, che non piace tanto anche ai nostri rappresentanti, però noi dobbiamo aumentare, nei momenti in cui c'è meno lavoro, utilizzare quei momenti per magari che i nostri rappresentanti acquisiscano le competenze sulla digitalizzazione, acquisiscano le competenze anche di carattere più generale. Ci dobbiamo puntare di più. Questo è il primo punto. Il secondo è le politiche attive, cioè noi fino ad oggi abbiamo esercitato la tutela per chi già lavora, non per sviluppare chi deve ricercare lavoro, chi deve trovare un lavoro, quindi bisogna entrare di più nel mercato del lavoro. Si spende poco per lo Stato sociale, per la tutela degli ammortizzatori sociali, per queste cose. Certo, per trovare più soldi bisogna anche ottenere più risorse. Risorse noi lo diciamo da tempo, una battaglia sulle i soldi evasi al fisco sono i soldi evasi ciascuno. Per creare un meccanismo più virtuoso. Perché io non posso offrire la partita IVA a oggi al laureato, dandogli la prospettiva che guadagnerà se produrrà, se le mette su famiglia, come fa? Allora, giustamente i giovani dicono, ecco la sfiducia di dove nasce, perché poi il giovane è figlio di uno che oggi a lavorare e la malattia diventa contagiosa, perché la sfiducia è del giovane, ma poi si unisce anche a quella del babbo che oggi sta lavorando e che fa, quindi bisogna trovare un nuovo equilibrio e dare delle risposte alle giovani, alle nuove generazioni attraverso il mercato del lavoro. Marco, il lavoro però si sta sviluppando sempre più in parte, perché è la richiesta, è il mercato poi alla fine che lancia le carte sul tavolo. Il lavoro autonomo. Allora, il lavoro autonomo, già due volte ho detto la partita IVA, ma la partita IVA non è un demone innanzitutto, cioè è, forse bisogna cominciare a vedere anche la partita IVA come da tutelare indubbiamente, da trovare dei meccanismi che permettano anche ai lavoratori autonomi che alla fine il lavoratore autonomo è un piccolo imprenditore, è un imprenditore di se stesso, quindi di trovare anche quelle giuste tutele, perché a sua volta un lavoratore autonomo mette in circolo altro lavoro per tutti, o no? Noi non demonizziamo le partite IVA, tant'è che è nato un sindacato nazionale a tutela delle partite IVA, è l'ultimo congresso nazionale a cui ho partecipato. Ha fatto proprio una sessione su questo con delle esperienze, però è un mondo nuovo per noi, non è che vogliamo entrare in concorrenza con le associazioni artigiane o le associazioni commercianti, è un mondo nuovo per noi, bisogna distinguere le vere partite IVA dalle false partite IVA. Questo è un altro ragionamento, questo perché è totalmente diverso. Se io ho delle competenze, delle professionalità che metto a disposizione di più
di più imprese. E quindi io scendo in campo per fare questi servizi, la partita IVA ha una sua logica. Se io partita IVA sono un addetto alle pulizie che vado a pulire per quell'azienda o per quella operativa o per quella, o faccio l'autista per quella struttura e faccio solo per quella struttura, allora non sono una partita IVA, è un modo, è un modo di pagarmi attraverso la partita IVA per dare a me le responsabilità, togliertele te, perché il giorno non c'è lavoro, non mi dà nemmeno l'ammortizzatore e niente, e quindi a quel punto, ecco, quindi è un mondo nuovo per noi, nel quale siamo entrati senza tabù, però ecco, è la sfida del futuro. Sì, sì. E il mondo del lavoro, è stato chiesto più flessibilità, è stato introdotto tutta la discussione sull'articolo 18 e non è di poco conto, e la mia organizzazione è stata meno rigida di altri su queste questioni, perché poi difendere i feticci non serve, difendere non è che siamo a difesa delle norme, siamo a difesa del lavoratore, non a difesa della norma. Certo, con tutto quello che questo significa. La CISL 70 anni, quest'anno hai detto, si ispira a valori cristiani. Ecco, nello statuto dei lavoratori cosa c'è di valori che fanno parte anche del magistero della Chiesa? Tanto se noi ci ispiriamo a valori cristiani in modo laico, nel senso che non laicista, laico, nel senso che in modo laico, perché noi abbiamo anche iscritti sempre di più con la venuta di molti stranieri in Italia, anche di altre religioni. Questo è il senso della è un valore comunque dell'accoglienza. Io penso che disponibilità lo statuto dei lavoratori è giustamente, non è lo statuto del lavoro, è lo statuto dei lavoratori, quindi c'è la persona al centro dello statuto. Questa è una cosa importante, io penso ci abbiano pensato quando l'hanno fatto. E oggi, anche quando c'è dibattiti, c'è molti di noi che sottolineano questo aspetto. E lo Stato dei lavoratori c'è la tutela della dignità della persona, c'è il no alle discriminazioni, quindi quando si arriva a questo, ecco, io torno a quelli che sono i valori fondamentali che mi hanno anche insegnato nella dottrina sociale, che l'uomo è un essere sociale e esplica la sua socialità nel rapporto con gli altri, e questo lo deve fare anche nella dignità e nel rispetto degli altri. Lo Statuto dei lavoratori garantisce questo, ecco, che la persona che lavora sia rispettata nella sua dignità e non sia discriminata. Questo penso sia il primo fondamento di rispetto. Oggi purtroppo le derive che vediamo attaccano proprio i lavoratori in queste cose, nella sua dignità, nella sua libertà, nel rispetto di quello che fa. Essere costretti, tu l'hai sottolineato anche prima, essere costretti, perché poi di forza, di fatto è questo, perché il braccio lo puoi fare, il braccio di ferro, però lo puoi fare fino a un certo punto con chi ti dà il lavoro, perché chiaramente sei la categoria debole. E quindi accettare condizioni che rasentano veramente al limite la dignità, e questo lo vediamo, penso a fenomeni del caporalato, penso al lavoro in nero, il lavoro nero e sommerso, che non sono fenomeni che scomparsi, tutt'altro, magari sono meno visibili in certe zone piuttosto che altre, ma ci sono. E quindi ritorno veramente anche al significato profondo del sindacato, di cui mi piacerebbe ancora una volta soffermarmi, proprio sul significato sociale, di che cosa significa un sindacato, a prescindere dalla sigla, perché non è questo, ma che cosa è una rappresentanza? Una rappresentanza, insomma, essere insieme per sentirsi più forti nel
cogliere un problema, un aspetto e provare assieme a risolverlo, un po' sempre più alla pari. Io faccio sempre un paragone, che è quello, c'è una differenza tra essere un rappresentante ed essere, dal punto di vista sindacale, avere rappresentanza del lavoratore o avere rappresentatività. Cioè, la rappresentanza di un lavoratore la può avere anche uno studio legale, la può avere anche con tutta la dignità di uno studio legale, la può avere il commercialista, la può avere, perché io affido, dei professionisti, affido le mie tutele in quel momento giuridiche di quel di quella fattispecie a un professionista. Mentre la rappresentatività sindacale vuol dire che io mi faccio carico non di interpretare quella legge in quel momento, ma mi faccio carico dei bisogni tuoi, dei tuoi bisogni di famiglia, dei tuoi bisogni di vita, e cerco di modificare i rapporti che ci sono nel mondo del lavoro per migliorare le condizioni con determinate finalità. Ecco, la rappresentanza sindacale si è sempre posta a questo. I contratti di lavoro, se uno guarda i contratti di 40 anni fa e i contratti di oggi, vedono questa evoluzione che si è sviluppata. Oggi i problemi di oggi non sono quelli di ieri. Oggi, per raggiungere il posto di lavoro da una località anche semplice, io fo riferimento, io abito a Montevarchi, quando iniziavo a fare il sindacalista, se andavo a San Giovanni mi ci volevano 10 minuti. Ora, se vado a San Giovanni, nonostante le macchine sono più veloci, nonostante le strade sono migliori, però mi ce ne vuole 20. Ma io sto parlando di San Giovanni, ma se parlo della statale 69 o parlo della statale della Val di Chiana, cioè il problema dei tempi di lavoro per la vita sono diventati un problema importante, che era meno importante in passato. Allora, questi li dobbiamo affrontare, non possiamo chiamare il commercialista e l'avvocato, li deve affrontare il sindacato e la politica. Corretto. Quindi questa è la differenza di fondo. Noi facciamo un lavoro anche di promozione, per questo io mi riferivo e dobbiamo puntare anche sull'aspetto della formazione. Ci puntiamo nei nostri analisi, nelle nostre sessioni di studio, però ancora non è abbastanza diffusa questa sensibilità. Però ecco, penso che ancora chi sceglie di fare il sindacato, io ho avuto la fortuna di vedere una serie di giovani che sono arrivati e hanno ancora, c'è ancora una motivazione, un'etica che ti spinge. E quella che ha mosso me, ma che li muove i giovani in modo aggiornato, cioè magari in modo con più competenze, con più capacità di quelle a cui arrivavo io in quel momento. Però ecco, c'è sempre questa voglia di tutelare un mondo, noi siamo dei partigiani di un mondo. Sì. Poi ognuno eserciterà le tutele che ci sono in questo momento, sicuramente chi tutela gli alberghi, cioè i pubblici esercizi, è un momento di grande difficoltà e ha la mia piena solidarietà, non voglio demonizzare certe categorie, però in questo momento non si è mai evocato il bisogno di Stato come in questo momento da parte di certe categorie. Ecco, evochiamolo anche quando c'è da contribuire per costruire lo Stato, perché lo Stato si costruisce con le risorse di tutti. Esatto. Non con le risorse solo di una parte. Vogliamo anche ricordare che l'articolo primo della Costituzione ricorda che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, con tutto quello che questo significa, cioè il lavoro, quello che abbiamo detto, lavoro, dignità, attenzione alla persona, cura, ma anche lavoro di tutti, perché ritorni allo Stato. In questo senso è questo bene, questo essere, sentirsi poi tutti protagonisti, protagonisti veri, protagonisti effettivi nella costruzione continua e costante del nostro mondo, del nostro stato, del luogo dove siamo, della nostra società.
facile demandare agli altri, no? Questo, mentre dico questo, penso anche agli anni passati, questo, anche la contrapposizione, no? Tra il mondo imprenditoriale, rappresentato, uso sempre ancora questa espressione tra virgolettata, perché si dava proprio l'indicazione del padrone, il lavoratore, di mezzo la cerniera rappresentata dal sindacato. Ecco. E questo ruolo di cerniera indubbiamente è un ruolo ancora ben presente, ancora pieno di significato e di efficacia. Certo, noi all'antagonismo abbiamo sempre privilegiato la partecipazione. Poi ognuno sta da una parte diversa, non è che poi uno è agnostico Certo, all'antagonismo, però certo. questa è stata la caratteristica della CISL, e la CISL è cresciuta Com'è cambiato in questi 70 anni? in questi anni, perlomeno ecco, è cresciuta in termini organizzativi, perché oggi siamo molto forti anche È l'ultima in alcuni. sigla essere dei confederati, essere nata, o è la UIL, la CISL, ma non importa. No, la CISL è nata prima dell'aprile, perché la CISL nacque dal sindacato unitario, dalla CGIL, che poi LCGIL, Achille Grandi, c'era il periodo, e poi nacque come costola Come cosa? dell'LCGIL. Certo. Poi dopo il motivo di fondo che spingeva a essere cislini era l'autonomia, Certo. cioè c'era una combutta tra politica e sindacato che era inaccettabile, perché anche lo Stato dei lavoratori fece un po' di chiarezza con le RSA. Cioè, Esatto. noi oggi penso sia diversa la situazione. Il paradosso è che io non ho mai trovato le condizioni unitarie così importanti come ci sono È oggi vero, è vero. in tutto il mio percorso di sindacalista, perché per molto tempo ci sono stati scontri duri anche tra organizzazioni. Mi ricordo sulla Scala Mobile, ci sono stati scontri ideologici perché qualcuno ha anche perso la vita, perché Tarantelli era uno studioso della Come no? CISL che credeva fortemente nella predeterminazione. Poi si è visto che non era una scelta sbagliata. Noi arrivavamo sempre dopo gli aumenti. È chiaro che i salari aumentavano in automatico, ma aumentavano sempre dopo. E il meccanismo si mordeva la coda, perché le Certo. aziende facevano i costi e aumentavano il costo prima che noi prendessimo l'aumento. Quindi noi avevamo interesse a una situazione che fermasse l'inflazione. Certo. Però in quel momento non era Il famoso facile. cane che si morde la Furono coda, temusamente. fatte manifestazioni Certo. contro Craxi, perché ebbe il coraggio Craxi di fare, di toccare questo tabù. Sì, è vero. Un po' è avvenuto anche sull'articolo 18, perché l'articolo 18 è Dello stato statuto. difeso più come feticcio, perché era tutela del reintegro del posto il titolo è il reintegro del posto del lavoratore, che poi si chiudeva sempre con un indennizzo, perché quando il conflitto Non se lo solveva. arriviamo alla contestazione di licenziamento individuale, che non è fatto per discriminazione o per altri motivi, perché questo è salvaguardato anche dalle modifiche che sono state fatte. Quando si considera. E poi a livello nazionale, se andava a vedere le statistiche, tutte queste controversie si concludevano con la transazione con i legali, che era una transazione non definita. Uno poteva prendere 40 mensilità, uno ne poteva prendere 18, uno ne poteva prendere. Ora la legge fissa quello che è l'indennizzo. Chi è il datore di lavoro che va a cercarsi di pagare 24 o 36 mesi di indennizzo in più al lavoratore e non gli lavora? E comunque, quindi
si difendeva anche in quell'occasione, si difende un feticcio, bisogna guardare la sostanza delle cose. Il licenziamento discriminatorio è sempre inaccettabile e si prevede sempre il reintegro se questo avviene. Poi, magari, proprio perché non era una questione vitale, potevano anche, il governo poteva anche evitare di metterla in campo. Però anche in quell'occasione noi abbiamo dimostrato non di ancorarci solamente all'aspetto legislativo, a tutelare in modo antagonista, perché da una parte c'è il male e da una parte c'è il bene. La flessibilità consideriamo che è necessaria, poi non deve arrivare alle derive in cui, a cui siamo arrivati in alcune realtà. Oggi, Marco, cosa ti preoccupa nel, venendo a noi, al nostro territorio, del territorio provinciale, della nostra provincia, cosa ti preoccupa particolarmente per quanto concerne il mondo del lavoro? Ma quello che mi preoccupa è che la mia generazione si è sforzata di far studiare i figli. E molti sono laureati. Il paradosso è che trova lavoro con più difficoltà il laureato di chi non ha studiato, perché la nostra è una provincia manifatturiera dove magari il lavoro per le calzature, il lavoro per fare le borse, il lavoro si trova nella ditta artigiana. Ora vediamo dopo questa pandemia cosa succederà. Questa era la situazione. Mentre siamo una delle province che hanno un più basso tasso di occupazione per i laureati. Questo preoccupa perché è brutto, ecco, che vedere dei giovani che si sono impegnati, che magari hanno fatto dei sacrifici perché le famiglie non erano famiglie che li, per studiare hanno rinunciato a certi agi, e poi hanno queste grosse difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Questa è la cosa più preoccupante. Bisogna dare una risposta a questo. Questa la deve dare la politica, la dobbiamo dare, dobbiamo impegnarci anche noi. Una parte potrà avvenire se c'è un ricambio forte di manodopera nella pubblica amministrazione, però bisogna trovare anche il modo di incentivare chi si è sacrificato di più, perché ha anche le competenze. Io penso che indipendentemente da dove uno è laureato, se uno è laureato ha un'apertura mentale diversa rispetto e quindi anche ad altri, anche degli strumenti, e quindi può portare, certo, può contagiare positivamente, certo, anche certi ambienti di lavoro. Mentre c'è una chiusura da questo punto di vista, e questo è l'elemento più negativo che oggi abbiamo nella nostra provincia. Lavorare su questo indubbiamente non è facile, perché richiede un cambiamento culturale, e quindi, ecco, quando tu parli di formazione, parli di apertura, parli di insisti su questi temi, sono i temi corretti per fare il salto di qualità, che non può essere immediato, ma è avere quella lungimiranza di immaginare il domani. E oggi lavorare oggi nel presente, ma immaginando il domani, questo per forza. Ci sono realtà produttive, io mi riferisco, insomma, a alcuni punti dell'Emilia Romagna, Bologna, dove, certo, cioè, io ho anche vivo la realtà anche direttamente, avendo io ho tre figlie, quindi non parlo per sentito dire. Parlo, vedo anche, oltre a sentire le testimonianze degli altri, c'ho anche la mia. Quindi vedo, ecco, ci sono delle realtà, per esempio Bologna è una realtà dove gli ingegneri ricercano, qua abbiamo qualche difficoltà anche sugli ingegneri. Matematica, però ecco, ci sono realtà oggi che si sono sviluppate, certo, perché non c'è, qui abbiamo un'industria manifatturiera che dà lavoro alle braccia, sì. Però il rischio è che poi non sia un'industria solida, di prospettiva per il futuro. Bisogna costruire accanto a queste realtà qualcosa di più solido, o perlomeno
pensare che ci siano anche possibilità di sviluppo. Oggi, per esempio, anche nella moda, la testa non è qua, la testa è a Milano. Certo. È là che c'è il design, che c'è lo sviluppo dei modelli. Qua c'è le braccia. Sì, sì. La nostra è una provincia di braccia. Fagionista, sì, mettiamo, sì, certo, certo. Pensiamo anche un po' alla testa. Pensiamo anche a sviluppare quelle piccole realtà oggi imprenditoriali che però sono di testa e che magari andrebbero più aiutate nel territorio. Fare un'analisi anche da questo punto di vista. La politica si impegna anche in questo. Cosa diresti ad un giovane che lascia ora, che fa la maturità quest'anno in questo modo così disorientante, però questo è per questo anno 2020 e si iscrive all'università oppure si guarda attorno per cercare lavoro? Ma sai, il mercato del lavoro di oggi, lo dicevo prima, dà più lavoro agli ingegneri che hai laureato in lettere. Questo non c'è bisogno di sentire il sindacato. Purtroppo non solo ad Arezzo, questo è la realtà. Poi quando si inizia a studiare non è il momento in cui si viene laureati, passano 4-5 anni, quindi magari il mercato del lavoro cambia. Ecco, però oggi le realtà che trovano più facilmente occupazione sono quelle tecniche, ti ho detto, quelle di ingegneria, quelle. Ora, dopo la pandemia si rilancia anche medicina, nonostante i numeri chiusi, perché mancano i medici. La specializzazione di virologia. Gli infermieri, nella nostra provincia ci sono obiettivamente delle grosse difficoltà a questo punto di vista, perché molti sono emigrati, i più fortunati sono emigrati vicino, ecco. Mentre nel manifatturiero, cioè, dove nei lavori più manuali, che hanno una altrettanto complessità, nei lavori più manuali abbiamo una richiesta di manodopera, perché per il ricambio naturale, questo è evidente. Quindi poi non tutto il mercato del lavoro è uguale in provincia, perché oggi la realtà più in crisi è proprio la capitale, Arezzo, dove sono saltati alcune. Questa pandemia, mi stavano dicendo i segretari del settore metalmeccanico, che il settore orafo è veramente in una crisi paurosa. Molte aziende pensano di non ripartire. Quindi quello che aveva creato la ricchezza di questa città, un'autentica ricchezza, ora è fortemente in crisi. E dietro a questo c'è il commercio, che anche questo colpisce maggiormente Arezzo, quindi è proprio il centro che oggi è maggiormente, che ha perso le sue attività tradizionali, quelle delle grandi aziende, certo, dalla Lebole alla Sacfem, tutte quelle che hanno fatto un po' la storia del passato, e sono rinate poche attività da questo punto di vista. Essendo una provincia manifatturiera, nei territori, nelle aree Valdarno, Val di Chia, si è trovata una vocazione, Valtiverina, si è trovata una vocazione industriale. Ad Arezzo l'orafo è in fortissima crisi. Sì, questo credo che sia decisamente purtroppo sotto gli occhi di tutti, e questo vediamo, insomma, questo momento che noi abbiamo globalmente vissuto, ma localmente sofferto, ancora forse, Marco, è troppo presto per tirare un po' le fila, però alcuni indicatori già ci sono. Indubbiamente niente sarà più come prima, cioè non è la frase fatta, però realmente ci sono dei cambiamenti. Vediamo adesso in questa fase 2 che da qualche giorno stiamo vivendo, quanti negozi, anche camminando su strada, quanti negozi ancora hanno la saracinesca abbassata, quanti ho visto più di un cartello affittasi, e l'affitto scatta da ottobre addirittura, ho visto, cioè se prendi adesso paghi da ottobre. Mai visto un cartello di questo tipo, questo mi ha molto colpito, per come dire, capito,
fai di tutto per persone che sono lavoratori che sono abbastanza vicino alla pensione, che fanno attività di commercio, cioè sei disposto a fare i contributi, a dare i contributi volontari piuttosto che protrarre l'attività. Sono tutti temi fortissimi che sono amaramente sul piatto di tutti noi e in questo caso anche del sindacato, va da sé. Abbiamo voluto ricordare oggi i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori che indubbiamente ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo. Senza lo Statuto dei Lavoratori non ci sarebbe stato poi tutto il resto per tanti, tanti, tanti motivi, penso in tutti i settori, possiamo dire, no Marco? Perché è stato un po' l'esempio da cui poi è accaduta, sono venute tante altre cose. E quindi è stato un momento anche, insomma, significativo ricordarle d'altro. 50 anni dopo ci troviamo a vivere un altro 20 maggio, prendendo questa data come momento, come data simbolica, in cui le prospettive sono talmente nuove da non riuscire neanche a capire anche come muoversi, penso, perché gli strumenti che stai dicendo tu, che sono giustissimi, che sottoscrivo appieno perché sono gli strumenti corretti, la formazione, la consapevolezza, il digitale, tutto quello che, ma richiedono un tempo anche di svolgimento, ovviamente. Alcune risposte che sono urgenti e pressanti, dobbiamo darle ora. E questo non può essere il sindacato, non può essere il singolo individuo, deve essere localmente un intero territorio a rispondere in qualche modo. Perché c'è da ripartire? Ma da ripartire non in senso semplicemente metaforico, ma reale, quindi che non è solo il trovare la fiducia, è anche trovare la liquidità per sostenere un'attività lavorativa. Il lavoratore certo che è tutelato dallo statuto, da tante leggi, ma se l'azienda per tanti motivi decide di chiudere, che si fa? Cioè, è una tutela, cioè è uno scenario, penso, unico, poi talmente rapido, talmente intenso e purtroppo talmente globale che ci lascia tutti spiazzati. Certo, perché io l'altro giorno mi hanno chiesto, dice, ma siamo ripartiti, allora come sta andando la situazione delle aziende? Ma ho detto, guarda, non dipende solo da noi. Noi dipende, sì, un'azienda può anche ripartire, però siccome il mercato oggi non è un mercato nazionale, ma un mercato mondiale, bisogna vedere che ripartano anche da altre parti del mondo. Cioè, noi siamo, questa pandemia ha rilanciato anche in modo la globalizzazione, nel senso che molti hanno Certo. fatto politica contro la globalizzazione, ma non, qui non si tratta né di farla a favore né contro, Certo. bisogna prendere Bisogna atto prendere che il atto. mondo è così. E anche sulle tutele, il sindacato, e questo ho visto anche ieri, in questi giorni, la mia segreteria nazionale pone accento su questi temi, anche a livello europeo, sugli ammortizzatori sociali, bisogna trovare un equilibrio, sia da un punto di vista fiscale che i problemi che abbiamo oggi noi, li hanno anche in altri paesi. Evidente. Il problema è, io vorrei tornare lì sullo Statuto dei lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori c'era al centro il lavoratore. Stiamo attenti per riformare lo Statuto dei lavoratori perché tutti dicono bisogna aggiornarsi, eccetera. Si lasci da parte il lavoratore e si pensi a lavori e basta. Perché se si pensa di riformare lo Statuto dei lavoratori Corretto, corretto. pensando solo ai lavori, Corretto. rischiamo di prendere una strada sbagliata. Il lavoratore, la persona deve essere al centro. La società si costruisce per le persone, non si costruisce per l'efficienza, perché poi l'efficienza a chi serve?
Se non serve alle persone diventa un'efficienza se negativa. È legata a una contingenza che è passata la contingenza. Quindi il discorso sarebbe molto complesso e potrebbe essere un approfondimento ulteriore. E io ti invito già a farlo. Grazie, grazie davvero a Marco Salvini, segretario provinciale della CISL, per tutto questo. L'occasione dello Statuto dei lavoratori, di questo anniversario che non è di poco conto, perché, ripeto, è lo Statuto dei lavoratori, ha segnato realmente uno spartiacque, è la carta costituzionale del mondo del lavoro, indubbiamente per tanti tanti motivi. È caduto questo anniversario in un momento particolare. La storia bisogna leggerla anche con i segni, forse anche questo non è così banale sottolinearlo, e le sfide che oggi il mondo attorno alla società ci chiede, a noi, perché tocca a noi rispondere, indubbiamente sono diverse da quelle di 50 anni fa, e va da sé, però sono le nostre sfide, è la nostra sfida. Tra 50 anni forse si parlerà di come questa generazione ha saputo rispondere a tutto questo. Noi cerchiamo di lasciargli la partita più facile. Grazie, grazie davvero, grazie davvero Marco per essere stato con noi. A tutti voi, cari amici, grazie per aver condiviso questo nostro spazio. L'appuntamento con Vis-à-vis è naturalmente per la settimana prossima. Grazie.